La senti la musica? Buonasera, la senti la Buonasera, la musica? senti la musica? La senti Io la la sento musica? la Come fai? Io musica. ce l'ho, la sogno, la Oggi sogno è è venerdì 14 ottobre 2022. 2022. Cosa fai domani? Mi sposo! Sigla! Sì, però è coordinata. Oh, scusa, scusa, scusa. Aspetta che devo andare a ritmo, già mi perdo. Eccoci qua, benvenuti. Ma benvenuti, come quindi va? Tutto a ultimo posto? giorno da signorina. Ultimo giorno da signorina, ma come è potuto Voglio succedere? metterti un po' d'ansia. Ma no, tanto vivo benissimo lo stesso. Sarei una bellissima Sono sposa. sposa! Una sposa non Sono già vestita da sposa! emozionata. Vi manderemo poi le foto, i video e tutto quanto. Vabbè, tutto a posto Tutto per il a posto. resto. E lei? Io tutta la settimana che qualcuno mi dice: come stai? Sto bene, raga, sto America, ma è bene. normale fare queste domande? Però allora, poi faremo magari una rubrichina delle cose da non dire alla sposa. Ecco, va Ecco. bene. Dovevamo farlo un mese prima, Sì, questo, magari esatto. per preparare Però ho le imparato persone. delle cose durante questo. Che non lo so, la sposa viene presa d'oggetto da tutti per dire: come stai, come ti senti, tutto a posto. Però ho capito, ragazzi, ma mettete ansia! Ma noi ci interessiamo alla sposa. Ma tanto agli tutto sposi. passa, tutto passa. Quindi io sto benissimo, lo sposo pare sia un pelino peggio di me, però va bene che così. Il direttore di Milano esatto. News, lo ricordiamo. Però diciamo che tutto sommato siamo arrivati al dunque. C'è solo questa grande lunga notte che ci separa che da volerà, questo evento. Volerà e via, domani sarà un giorno stupendo. Come lacrime nella pioggia. Che come sei romantica e poetica. Triste. Va bene che è l'ottobre più caldo della storia, del secolo, ragazzi. Del chi secolo, lo avrebbe cioè mai detto? Caldissimo. Ma va bene, allora Meglio. Siamo in tema d'amore, quindi esatto. La posta del cuore! Allora, io domani mi sposo, ma non è che sono proprio, diciamo, la massima esperta d'amore. Non ci vuoi portare tu un tuo dubbio amoroso? No, ce ne io sono. Non ne ho di dubbi meno amorosi. Meno male, volevo. Però, sa che c'è, anche questa settimana non si sa come la gente ci scrive. Ci scrive, noi diamo sempre come al solito i nostri ottimi consigli. Ottimi, ottimi. Vai, leggiamo. Quindi, vado. Allora, ciao Eri B, ciao MM. Ciao. Sono Alice. Ciao Alice. Ciao Alice. E ho 24 anni. Ok. Quindi una ragazza giovane. Da ormai un anno mi sono lasciata col mio ex ragazzo, okay, con il quale inizialmente abbiamo deciso di rimanere in buoni rapporti. Positivo, io sono d'accordo su rimanere in buoni rapporti. Tra l'altro, stasera io vivo la mia ultima notte da fidanzata, quindi perché da domani è il mio ex fidanzato. Okay. Bene, vediamo se rimarrà in buoni rapporti come Alice. Ma poi speriamo dice di sì. Sarebbe problematico se no. La situazione però è degenerata a maggio, quindi siamo a ottobre, qualche mese fa, quando ha smesso improvvisamente di rivolgermi la parola. E da poco mi ha addirittura bloccata ovunque. Cosa devo pensare? Dovrei cercare un confronto? Grazie del vostro aiuto. Allora, sentiamo prima. Io parto le mani avanti, ecco, e dico solo sentiamo una cosa. Vai. Drastica. Ma perché ti interessa ancora sapere qualcosa di lui se vi siete lasciati un anno fa? Non sono d'accordo. Perché non sei d'accordo? Non sono d'accordo perché secondo me invece Alice, allora è giusto, loro sono rimasti in buoni rapporti e dice: come mai? Come mai adesso d'improvviso sparisci ma così? Perché qual la è gente il tuo ha problema? Bisogno di girare la pagina, ragazze. No, vuol dire che allora è lui che ha un problema, che non ha chiuso del tutto la relazione. Ma neanche lei, quindi a questo punto no, o che ne freghi oppure lo chiami e oh. Ma l'ha bloccata ovunque. Suonagli a casa! Con la mazza in mano! Vai a suonagli a casa! Allora, secondo me di base c'è che storia non è conclusa. Okay. Esatto, da parte di nessuna di due a questo punto. O poi magari ti ha bloccato, ragazzi, perché lui si è messo insieme a una che gli ha bloccato gelosa. Tutto. Possibile. Potrebbe essere. Possibile. Quindi a quel punto cosa devi fare tu? Devi dire next!
sentivi sempre come sempre niente, come Alice niente. Tu segui il nostro consiglio. Tu senti la musica? Io la sento la musica. Ah, ok, io la sento la musica. Ce l'ho sempre nella testa. Sì, è sempre nella testa. Senti, ma ti è mai successo una cosa del genere? Ma allora, io con un mio ex sono rimasta in buoni rapporti. Poi quando ci sentiamo ogni tanto, oddio. Vedi che ci caschi in quella ed cosa lì. È passato un anno, in ma non serve a nessuno quella però, cosa lì. Dai, non dai. Ci pensiamo. Cioè, se vi siete lasciati, un motivo c'è. Ma va bene rimanere in buoni rapporti. Non è che bisogna chiudere sempre drasticamente. Sì, ma che cosa vuol dire buoni rapporti? Ti metto like alla basta cosa. Che sennò qui litighiamo. Andiamo avanti. Allora, prossima rubrichetta. Ho deciso cos'è? Che tra l'altro in questa rubrichetta farò un'ulteriore rubrichetta all'interno. La rubrichetta nella rubrichetta. Ah, la rubrichetta chiaramente è ti sblocco un ricordo. E questa è la sigla. Sbloccaci questo ricordo, vai Eri. Allora, forse tu lo vedi a monitor. Lo sblocca ricordo di questa settimana è un fantastico cartone animato degli anni 80. I cartoni animati mi piacciono. Allora, il cartone animato che di cui stiamo per parlare oggi è Ello Spank. Ello Spank. Il mio papà è lo Spank, è andato in mare. Non so perché, la sigla. Allora, vi racconto un attimino qualcosa di Ello Spank. Innanzitutto, icona del mondo dei cartoni animati. Lui è stato e rimarrà per sempre il cane che tutti vorremmo, perché Spank è un cane. Ecco, ti stavo giusto per chiedere che allora, animale. Ti racconto un pochettino la storia. Allora, intanto nasce da un manga, da un anime, scusami. Manga in realtà, di Shuichi Yokimaro e Shitsu Tokanashi. Tokanashi. No, mi lasciamo perdere. Su una rivista che non vi dico neanche come si chiama, infatti, perché era impossibile da dire. Comunque è andato su questa rivista dal 1978 al 1982 per ben 4 anni. E nel 1981 diventa una serie TV anime. 60 episodi, che chiaramente poi sono stati ripresi anche in Italia da le reti Fininvest. E poi ci fu anche un film di 95 minuti. Anche il film mi manca. Allora, vi racconto un pochettino la storia. La storia chi di c'è? Spank e la sua bimba, che era la sua padroncina, che si chiama Aika. Ok, Aika. Quindi tutto nasce con Aika che si trasferisce da Tokyo a un posto di mare. Perché si trasferisce in un posto di mare? Perché la mamma deve andare a vivere a Parigi e quindi abbandona la figlia allo zio. Okay. Mi piace sempre queste storie. Il papà drammatiche. Di Aika è disperso in mare, per questo il mio papà ha preso il mare, ecco. Quindi lei si trasferisce appunto nella casa del mare dello zio che la ospita, mentre la madre è a Parigi. Il padre sembra essere scomparso in mare. Appena arriva in città, pensa alla sfiga, perde in un incidente la sua cagnolina che si chiamava Puppi. Mamma mia, povera Puppi. Quindi inizia con la morte di un cane. Per questo il vecchio del porto gli affida Spank, cioè questo grosso cucciolo di cane bianco con le orecchie nere, il cui padrone era perso in mare. Quindi Spank e Aika hanno la stessa cosa. Vabbè, ovviamente ne combinano di tutti i colori. I due diventano inseparabili e super amici. Spank si fa una cricca di amici, che però sono tutti gatti. La maggior parte sono gatti. Quindi gli amici primo di Spank sono gatti. Tora Kiki, che è questo gatto che vedete con la cravatta rossa, che parlava ci dai scoglia. Tora Kiki parlava così. Poi c'è Micia, che è la sua amata, è una raffinata snob gattina con la sua padroncina che gli assomiglia. Quindi lui è innamorato della gattina, una roba pazzesca. Comunque diciamo che ne vivono di tutti i colori e Spank diventa il migliore amico del cuore di Aika e viceversa. Ci sono vicende legate alla scuola, come sempre combinano guai. Come finisce? Esatto, come finisce? Finisce che a un certo punto la madre, dopo un X di tempo, non si sa quanto, torna da Parigi e dice alla figlia la verità, cioè guarda che tuo padre non è perso in mare, tuo padre è morto. Quindi Aika ha una crisi pazzesca, decide di scappare di casa. Con Spank? No, da sola, ma poi il pensiero di Spank la riporta
in senno, diciamo, okay. E quindi a casa. Decidono di non solo tornare a casa, ma di tornare Spank, la mamma e lei a andare a Tokyo. No, storia bellissima. Mi piange, carine. No, io me lo ricordo, l'avevo visto un paio di volte, lo davano comunque alla TV anche quando finivo io scuola, sì, quindi sì. L'hanno dato fino a qualche anno fa, ecco, certo, c'è sì, un sì, cartone sì, che me... In realtà forse su Mediaset Extra c'è sì, ancora. Sì, questi canali lo danno, carino, però sì, non, è una storia molto molto bella, storia, molto triste, così. Quindi ho deciso che il nuovo filone sarà i canzoni tristi degli anni 80. No, che cosa, okay. Triste, pensavo una roba un po' più divertente. Ti è piaciuto? Molto, molto bello. Perfetto, quindi possiamo passare alla prossima rubrichetta. Scusate, fermi tutti, ma scusa, qual era la rubrichetta nella rubrichetta? Il cartone animato triste degli anni 80. Ok. Ti sblocco un ricordo di una cosa triste che non hai vissuto, grazie a Dio. Grazie, meno male, okay. Va bene, ci piace. Quindi la prossima rubrichetta sono gli eventi della settimana a cui io non andrei. Gli eventi della settimana a cui non andrai. Ah, diciamo che gli eventi di questa settimana sono... Prendi fiato. Respira che parli troppo veloce, mi fai parlare velocemente anche a me. Respira. Ah, gli eventi della settimana a cui io non andrei questa settimana sono chiaramente legati al fatto che non ho tempo in questo weekend. Ok, però quindi sono eventi a cui saresti andata? No, se in ogni caso no. Ah no. Quindi non sarei andata comunque, cioè non ci posso andare, non sarei andata comunque. Quali sono? Allora, il primo evento è la Pitta Rosso Pink Parade. Ma la smettiamo di dover correre. Cioè, un'altra! Sì, no. Domenica e boh, in centro da qualche parte c'è sta roba. Abbiamo capito che a Milano tutti corrono. Ma non correte già abbastanza nella vostra vita, cioè. A quanto pare no, perché hanno bisogno di sfogare magari la loro settimana. Vabbè, tanto non ci andiamo. C'è il concerto di Gianluca Grignano al Fabriqui. Ma non era andato un po' fuori? No, è ingrassato, porello. Molto probabilmente non si fa più di droga. No, io pensavo fosse andato un attimo in crisi. Non mi ricordo quando, però. No, non ti preoccupare, andate a cercarlo se proprio volete andare. Però di base non ci andrei. Nel weekend ci sono due eventi a cui io sicuramente non andrei. Sempre così. Sì, sì, il primo è Fantasie di Oboe al teatro Gerolamo. Non so più parlare. Ci sono gli oboe. Ma io mi sabbia. E poi c'è una cosa di cui io sono terrorizzata questo weekend. Cioè il Band Festival 2022 in Sala Verdi al Conservatorio. Il Band Festival, io ho paura della banda. Cioè secondo te tutte le bande si fanno un festival e quindi suonano di continuo tutti insieme al conservatorio? Andate, perché magari vi piace. Io morirei terrorizzata in un angolo. Ma spiegami, perché hai paura delle bande? Perché ho paura del cassone. E lui lo facciamo fuori, ma gli altri no, mi vengono i brividi. Ma anche per come sono vestiti col cappellino. No, in realtà non è legato al vestiario, Porelli, è soltanto legato a quello, al rumore. Ho sicuramente dei ricordi negativi di qualche funerale vissuto da bambina con la banda. Non è proprio il top. Vabbè, quindi non ci andiamo. Poi c'è un evento dove andrò. Cioè il mio matrimonio. No, che bello, sì, mi toccherà. Scusate se parliamo tutta la sera di questo, ma io sono emozionata per te. Mi piace questa emozione condivisa. Che hanno tutti gli altri. Tutti gli altri. Vabbè, io molto probabilmente mi fermerò. Ti vogliamo bene. In quell'istante con le mani gelide, morta. Aiuto, è morta. Va bene. Va bene. Andiamo avanti. Dai, dai. Andiamo. Quindi, tocca. Abbiamo la tua rubrichetta. Aspetta che parte la musica. Aspetta che la sento. La sto sentendo. Aspetta. Andata via la nostra sigla. Gli esgami di MM. Siete curiosi? Cosa ci racconti oggi, cara fuori sede? Tu eri B. Allora, devo leggere perché mi sono segnata un attimo le cose, perché ovviamente anch'io sto imparando a vivere questa città. Certo. Ok, giustamente. Tu la conosci benissimo. Certo, sei nata. Super sgamata. Io sono un F205, amica. Mi scusi, Però sono ovviamente... Sono nata la regina Elena.
carissima, sei tutto, quindi... Ah, pensavo fosse carissima anche. Sì, visto, voglio rimanere sui temi mezzi di trasporto, perché okay, comunque c'è una cosa da dire. Milano ha... Il cuore in mano. Secondo me ha degli ottimi mezzi di trasporto, perché, diciamolo, funzionano. Io li prendo tutti i giorni e funziona. Ok. Una cosa che la prima volta che ho preso la metropolitana a Milano, ormai nel lontano 2018, cosa è successo? Che quando tu sei lì alla fermata della metropolitana, arriva la metropolitana e vedi questo fiume di gente che esce, soprattutto nelle fermate più importanti, può essere Duomo, Lotto e queste fermate un po' più importanti. Quindi mi raccomando, se non volete prendervi insulti, anche da me, perché adesso anche io insulto, diciamolo insieme cosa fare. E se, no, e se non volete essere comunque investiti dalle persone, fate scendere prima di salire. Diciamolo, diciamolo, anche le ragazze alzano le mani, diciamolo. Dai, basta, vi prego, mi fate venire il nervoso. E poi posso dare un consiglio, cavolo, non c'è bisogno di stare attaccato al palo se scendi fra 10 fermate. Esatto, spostati, anche questo, spostati, fai scendere, cioè, hanno priorità quelle. Non hai paura di prendere il COVID attaccato al palo? No, io mi tengo sempre ecco. Sì, se no poi volo giù, cioè ho proprio la stabilità di non so che cosa. Di un'ape. Va bene, sì, fate scendere quindi, prima di salire. Esatto, per favore. E fate sedere le persone anziane, grosse, che stanno piangendo, cioè vecchine, cioè fate qualsiasi cosa. No, però io queste scene le vedo sempre e diciamo che le persone sono molto altruiste in metro, lo ammetto. L'importante è questa. Ok, bene, quindi stiamo per terminare. Solitamente abbiamo qualche evento questa settimana, direi no? Proprio di no. Direi proprio stasera di no. Stasera dormiamo e ci riposiamo. Ci riposiamo. Ma la domandella della scorsa settimana era: ma tu la doccia la fai la mattina o la sera? Allora, io alla mattina. Io la sera. Ma ho visto che su Milano News c'è stato il quiz, come si chiama? Infatti. Sì. Quindi com'è andata la sera? La sera, ci dicono dalla regia, alla sera, yeah. Io andrò a dormire puzzolente in effetti, però mi piace il mattino fare la doccia. Ma perché ti svegli in realtà. Esatto, lo so. Quindi ha vinto la sera. Sì, 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 io proprio quando sono molto addormentata allora la faccio anche la mattina. Vedi. Ma devo essere molto addormentata. Cioè, no, la sera prima di andare a dormire. Sì, mi rigenero. Pensa anche voi. Ok, vabbè, quindi concludiamo con la domandella di questa settimana. Ci vediamo la prossima settimana. Ci vediamo tanto la prossima settimana da donna maritata, ma la domanda è: ma tu preferisci i giochi da tavolo o i videogiochi? Sigla!